Allora, buongiorno a tutti, benvenuti in questo video, un video, diciamo così, prettamente di esercizi in merito agli integrali indefiniti immediati, cioè sono integrali, diciamo così, risolubili con metodi abbastanza semplici, non utilizzando il sistema per parti, delle fratte e gli integrali per sostituzione, che vedremo in altri video. Ok? Cominciamo a fare un po' questi esercizi. Allora, andiamo a eseguire il primo. Quindi cominciamo con. È un video di esercitazione sostanzialmente, ok, su integrali. Quindi questo qua è un integrale che fa 2x quadro, ok, meno 1 su x tutto al quadrato in dx, ok? Dobbiamo andare a risolverlo. Allora, io consiglio di svolgere il quadrato. Mi sembra l'opzione migliore, e comunque più semplice. Quindi viene 4x alla quarta più 1 fratto x al quadrato, poi viene il doppio prodotto, quindi meno 4x al quadrato, ok, per 1 su x in dx. Okay. Questo è il nostro risultato, che è uguale anche all'integrale di 4x alla quarta più x alla meno 2, possiamo scriverlo anche così, è 1 su x quadro e x alla meno 2 meno 4x, semplificato viene così. Ok? A questo punto è una somma di polinomi, ok? E integrale quanto sarà. Ricordate la regola della x alla n, ok? Ricordo che x alla n integrato diventa, o x alla alfa, x alla n più 1 fratto n più 1, vi ricordate? Perfetto, quindi il nostro integrale come diventerà? Diventerà 4 per x alla 5 fratto 5, è vero? Più x alla meno 2 più 1, quindi meno 1 fratto meno 1, vero? Poi avete meno 4x al quadrato fratto 2, ok? Il risultato sarà 4 quinti x alla quinta, meno 1 su x, e meno, semplificati il 2 col 4, viene meno 2x quadro. Ok? Questo è il vostro risultato, lo segniamo in rosso. Era molto, non è difficile, questi sono integrali abbastanza semplici. Comunque vi faccio vedere lo svolgimento, anche perché bisogna intuire determinate situazioni, determinate cose, che è meglio vederle almeno una volta o due svolte. Ok, passiamo all'integrale numero 2, quindi che fa, scusate, ma la lavagnetta va un po' fuori schermo. Allora, l'integrale di e elevato alla radice di 2x più 2 fratto radice di 2x più 2, ok, in dx. Allora, anche questo sembra un integrale estremamente complesso, in realtà non lo è. Perché se voi provate a derivare questa funzione, quando vi vengono dei dubbi su questi tipi di integrali, derivate la funzione che ritenete sia la capostipite dell'integrale, quella più importante, no? Se voi derivate questa funzione, viene proprio e alla radice di 2x più 2 per, adesso derivo la radice, ricordatevi che la radice è 1 su radice, 2 radice di x, quindi vi esce così, vedete? Per la derivata dell'argomento della radice, che è questo, se lo derivo viene 2x più 2, derivato diventa 2, ok? Perché la derivata del 2 è 0, la derivata di 2x è 2, quindi viene così, questi due si semplificano e vedete che viene proprio l'integrale che abbiamo, cioè la funzione da integrale che abbiamo. Quindi è evidente che, ecco, stavo dimenticando, scusate, qua ci va un più c, perché quando si deriva in integrali indefiniti c'è da mettere anche una costante, ok? Una cosa più teorica quasi che pratica, vi direi, però scusate, ma mi ero dimenticato completamente. Comunque, cioè la soluzione non cambia, c'è solo quel più costante che, se viene derivato, poi diventa 0, per cui va messo. Allora, niente, quindi il nostro integrale diventerà e proprio alla radice di 2x più 2, perché come vedete la derivata di questa funzione è proprio quella funzione da integrare, e vi ricordo che la derivata è l'operazione inversa rispetto all'integrazione, quindi il nostro integrale è proprio questo. Spero che sia chiaro.
che ho provato a derivare per vedere cosa veniva, ma cavolo, mi veniva proprio la funzione da integrare, quindi l'abbiamo già trovata, insomma. Allora, poi passiamo alla funzione numero 3. La funzione numero 3 è integrale di 1 fratto. Io spero che le spiegazioni siano chiare. Se non lo sono chiare, ditemelo pure, che vedrò di rimediare in qualche modo, insomma. Magari andrei più piano, non lo so. In funzione di come escono i video, come escono le spiegazioni. Allora, questa qua è un'altra integrale che può sembrare molto difficile, ma se si intuisce una determinata situazione all'interno della funzione, diventa semplice. Perché voi potete scrivere questa funzione anche scritta in questo modo. Vi faccio vedere. Allora, voi potete scrivere che a livello matematico è uguale, non cambia nulla, cioè non avete forzato niente di strano, eh? Però se voi la scrivete così, cambia tutto, perché se voi guardate, questa funzione che ha numeratore è esattamente la derivata di quella che c'è al denominatore, cioè è proprio la derivata dell'arctan di x, vedete? Quindi state svolgendo questo tipo di integrale, ok? In cui avete al denominatore la numeratore e la derivata del denominatore. Ricordatevi che questo integrale ha come risultato il logaritmo del valore assoluto, ovviamente, del denominatore, della funzione che avete al denominatore, ok? Più c. Quindi è molto semplice anche questo, in realtà. Poi facciamo il quarto integrale. Allora, quindi questa soluzione qua ve la cerco in rosso, così vi rimane, ok? Questa è la soluzione dell'integrale. Poi il quarto integrale, scusate, l'integrale di e elevato alla x più 1 è fratto 2 più e alla x in dx, ok? Allora, questa funzione potete anche scriverla e semplificarla un po' scrivendo e alla 1 per e alla x, vero? Proprietà delle potenze, potete dividere le due basi, stessa base, sommate gli esponenti, no? Diventa così, ok? Adesso è evidente che se voi volete potete portare fuori la e, ripeto, è un coefficiente, può essere portato fuori dall'integrale, non cambia il risultato dell'integrale, no? Questo è un classico risultato anche con le derivate è la stessa cosa, potete non derivare un coefficiente e portarlo fuori e basta. Allora, adesso cosa avete? Avete che se voi guardate, il numeratore è tranquillamente la derivata del denominatore, vero? Se voi derivate il denominatore ottenete senza problemi il numeratore. Quindi l'integrale che valore ha? Ricordatevi che sarà il logaritmo del denominatore. Va fra valore assoluto, però vi ricordo che 2 più e alla x non può che essere positivo, quindi il valore assoluto potete anche toglierlo e il risultato diventa e alla log o ln, la stessa cosa, cioè logaritmo naturale, di 2 più e alla x più c. Questo è il vostro risultato dell'integrale in questione. Ripeto, è il famoso integrale di una fratta in cui avete a numeratore la derivata del denominatore. Okay, quindi l'integrale diventa direttamente quello. Okay. Passiamo adesso all'altra funzione. Se andiamo a vederla, si tratta della funzione integrale di 9x meno 2, quell'integrale lì, fratto x quadro più 1. Allora, l'integrale di 9x meno 2 fratto x quadro più 1 in dx. Allora, cosa conviene fare? Allora, secondo me conviene dividere l'integrale nella somma di due funzioni, che a livello matematico non ci sono problemi, perché voi a livello matematico nessuno vi vieta di scrivere questi due integrali, ok? Ve lo consente proprio l'algebra, ok? Non ci sono problemi da questo punto di vista. Adesso cosa facciamo? Allora, qua dobbiamo cercare di avere al numeratore la derivata del denominatore, vedete? La derivata sarebbe 2x, perché l'1 diventa derivato, diventa 0. Quindi io vado a scrivere a livello algebrico un coefficiente esterno all'integrale che fa in modo che quello che sto scrivendo, cioè il 2x che mi serve, che vado a scrivere al numeratore,
in realtà riesco a metterlo senza commettere un reato matematico, nel senso che voi vedete che in teoria questo 2 semplifica con quello che c'è fuori e tornerebbe 9x. Quindi io posso scrivere all'interno questa scrittura senza problemi. Poi nel secondo integrale porto fuori il meno 2, che tanto un numero può essere portato fuori dall'integrale, e se vedete all'interno dell'integrale viene un integrale semplicissimo, che è l'arctangente di x. Quindi, attenzione, questa è la derivata del denominatore, se vi guardate. Quindi l'integrale, ricordatevi che è il logaritmo naturale, ok? Di x quadro più 4. Non metto il valore assoluto perché x quadro più 4 è una quantità sicuramente positiva, non serve. Meno 2, ripeto, questa è la derivata dell'arctan di x, quindi l'integrale è l'arctan di x, quindi arctan di x, vero? Più c, che è la famosa costante che si deve inserire quando si risolve un integrale indefinito, ok? Perfetto, quindi la vostra soluzione è abbastanza semplice ed è questa. Qua la segnate in rosso. Ok? Allora, svolgiamo un altro. Allora, l'altro integrale, andiamo su a vedere qual è, comunque, è integrale di 2x fratto radice di x quadro meno 9. Ok? Scusate, torniamo su un attimo. Ecco, allora, integrale di 2x fratto radice di x quadro meno 9 in dx, vero? Allora, anche questo può sembrare un integrale impossibile, in realtà è abbastanza semplice anche questo, perché se voi scrivete l'integrale, la funzione in questo modo, potete scrivere a meno un mezzo, una portata su, sarebbe 2x fratto x quadro meno 9 elevato alla un mezzo. Però se portate su l'x quadro meno 9 dovete cambiare il segno dell'esponente, diventa meno un mezzo. Guardate che voi avete una funzione qua che è elevato all'alfa e che strano fuori c'è il prodotto per la derivata della funzione stessa. Questo è un integrale, ripeto, già fatto da tabella, è un integrale fatto così, che il valore diventa f di x elevato all'alfa più 1 fratto alfa più 1, se vi ricordate, più c. Quindi nel nostro caso, allora, l'alfa è meno un mezzo, quindi diventerà x quadro meno 9 elevato alla alfa, cioè meno un mezzo più 1, fratto meno un mezzo più 1. Ripeto, il 2x, ricordatevi che è la derivata di questa funzione di x quadro meno 9. Quindi si può fare questo giochetto qua, senza nessun tipo di problema. Quindi avrete, il risultato sarà x quadro meno 9 elevato alla un mezzo, cioè alla radice, fratto un mezzo. Quindi in definitiva porto su diventa 2 radice di x quadro meno 9 sostanzialmente, più c. Ok? Anche qua l'integrale ritengo sia abbastanza semplice. Ok? Si utilizza un integrale immediato, una che è questo, che ve lo segno in rosso così lo andate a rivedere, che è una funzione elevato a un numero all'alfa moltiplicata alla sua derivata, ok? La derivata della funzione. Vediamo adesso il penultimo integrale, che è integrale del logaritmo di x più 1 fratto x ln quadro di x. Forse quello leggermente più complicato, vediamo. Allora, diventa integrale di logaritmo di x più 1 numeratore fratto x ln quadro di x in dx, ok? Allora, come si può fare? Allora, io l'ho diviso in due, perché lo ritengo più semplice farlo in questo modo. Allora, il primo diventa così, divido in due l'integrale, no? Perché c'è un più in mezzo qua, vedete, al numeratore, quindi posso dividere i due integrali se voglio. Ok, allora il primo mi dà il vantaggio che questo integrale semplifica col quadrato che c'è qua e diventa 1 fratto x ln dx in dx più l'integrale di 1 fratto x ln quadro dx in dx. Ok, allora il primo integrale cosa potremmo fare? Potremmo scriverlo anche in questo modo, vero? Senza nessun tipo di problema, guardate.
a livello matematico si può fare. Cosa è uguale a questo? Allora avete questa funzione che non è altro la derivata del logaritmo che c'è sotto. Quindi applichiamo la regola che abbiamo fatto fino adesso, diventa la soluzione logaritmo del valore assoluto del logaritmo di x, vero? Sì, potete anche mettere ln, ripeto, logo ln è lo stesso logaritmo naturale, potete mettere anche ln del valore assoluto di ln di x, va benissimo. Ok, più l'altro integrale potrebbe essere una cosa del genere, no? Allora, potreste vederlo scritto così, ve lo scrivo qua. Allora, potreste vederlo come 1 su x che moltiplica ln alla meno 2 di x, vero? Allora, questa sarebbe la vostra funzione f di x elevato all'alfa e quest'altra è la vostra derivata. Applicate la regola che abbiamo applicato fino adesso della f di x all'alfa. Quindi l'integrale è già fatto. Diventerà quindi f di x, cioè logaritmo di x elevato alla alfa più 1 diviso alfa più 1, vero? È la solita regola, più c. Quindi diventerà la soluzione ln del valore assoluto logaritmo di x, poi diventa ln alla meno 1, perché meno 2 più 1 fa meno 1, quindi meno, diviso meno 1, quindi meno 1 fratto ln di x più c, vero? Niente, questa qua è la vostra soluzione, spero sia stata chiara la spiegazione, ma comunque è abbastanza semplice, nel senso che il primo integrale dei due che abbiamo fatto è un integrale classico in cui avete al numeratore la derivata del denominatore, quindi diventa logaritmo del valore assoluto del logaritmo di x, più il secondo integrale potete interpretarlo come una funzione di x, cioè logaritmo di x elevato all'alfa, cioè alla meno 2, per la sua derivata. Ripeto che 1 su x è la sua derivata. Ok? E quindi l'integrale diventerà logaritmo di x alla meno 2 più 1 fratto meno 2 più 1 più c. Ok? Spero che la spiegazione sia stata chiara. Adesso viene l'ultimo integrale, poi abbiamo finito il video, però ritengo sia abbastanza utile come spiegazione. Se non avete capito qualcosa, ditemelo che cercherò di riparare in qualche modo. Allora, integrale di sin di 2x, però penso che siano esercizi fatti abbastanza bene, insomma. Quindi, allora, abbiamo detto che integrale di seno di 2x fratto 4 più 4 sen quadro di x calcolato in dx. Allora vediamo, ricontrolliamolo un attimo, scusatemi. Controlliamo un minuto, sì, è giusto. Perfetto. Allora, io qua la prima cosa che vedo che potremmo fare è raccogliere un 4 e elevarlo dall'integrale, no? Potremmo fare così, raccolgo l'un quarto in modo tale che quei numeri lì, quei 4 lì che ci sono, li faccio diventare degli 1. Che mi sembra un po' più comodo comunque come discorso, vero? Adesso voi ricordate che c'è una formula goniometrica che vi dice che il seno di 2x è uguale anche a 2 sen x cos x, vero? Se vi ricordate. Se voi ve lo vedete scritto così, l'integrale diventa molto più semplice di quello che sembra, perché se voi provate a derivare il denominatore, la derivata di 1 più sen quadro di x è 0, perché la derivata di 1 è 0, ma il sen quadro di x diventa 2 seno di x per la derivata del seno, che è il coseno di x. Vedete chiaramente che il numeratore è esattamente la derivata del denominatore. Quindi ancora una volta abbiamo come soluzione il nostro logaritmo naturale, logo ln, ripeto, stessa cosa, di che cosa? Del valore assoluto di 1 più sen quadro di x, che più c. Ripeto, siccome è che 1 più sen quadro di x non può che essere positivo, potete anche togliere il valore assoluto, diventa logaritmo di 1 più sen quadro di x più la famosa costante degli integrali indefiniti che metteremo come più c. Ok? Spero e penso che queste spiegazioni siano abbastanza chiare, ok? Spero che il video sia stato utile, se vi è piaciuto mettetemi un like, grazie, buona serata a tutti.